Sì, grazie Presidente. Allora, come ha illustrato nella presentazione di questa mozione, ci riferiamo a un avvenimento storico di estrema importanza non solo per la città di Roma, ma per la storia proprio del nostro paese. Stiamo parlando della Breccia di Porta Pia, un evento che realizzava quello che era stato il sogno di Cavour di fare di Roma la capitale d'Italia e realizzava anche il sogno di Garibaldi. La Breccia di Porta Pia portava a conclusione il percorso risorgimentale che era iniziato in qualche modo con i primi moti rivoluzionari, quelli del 20-21, ancora quelli del 30-31, parliamo del 1830-31, per arrivare poi nel 1870 alla conquista di Roma. Autori di questa impresa storica, che veramente rende onore e fa sì che sia una delle pagine più belle della nostra storia, autori di questa impresa furono i membri del Corpo dei Bersaglieri, un corpo che fu voluto da Carlo Alberto, addirittura da Carlo Alberto nel 1836, con un regio decreto e su segnalazioni di un altro nome importante della nostra tradizione, la Marmora. Un corpo che nacque con delle finalità ben precise, quello di esplorazione e di imprese ardite, di imprese ardue, di imprese difficili. Quindi la Breccia di Porta Pia pone fine al percorso risorgimentale e inizia poi da inizio poi a un'altra epoca, un altro momento della nostra storia che arriverà poi nel corso del tempo alla Repubblica. Questa Breccia di Porta Pia fu effettuata nella parte vicina alla porta, la porta di Porta Pia, per l'appunto realizzata su un disegno di Michelangelo lungo le mura aureliane. Quindi veramente un momento di grande cultura che è storica, artistica, letteraria. Dico anche letteraria perché un testimone di questa vicenda fu un giovane che poi diventerà un grande nome della letteratura italiana, Edmondo De Amicis. Quindi nella ricorrenza dell'anniversario di questa impresa, il Corpo dei Bersaglieri, quindi l'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, nel 2020, tra il 15 e il 20 settembre del 2020, data in cui cade proprio l'impresa della Breccia che ho appena ricordato, ecco, l'associazione richiede al Comune, quindi alla Giunta di Roma Capitale, di fornire il necessario supporto amministrativo e logistico indispensabile per la celebrazione del 150° anniversario della Breccia. È un evento importante, tutti conosciamo il legame, anche l'aspetto folclorico, possiamo dire in questo modo, che il Corpo dei Bersaglieri, ben noto soprattutto per la fanfara che attira bambini e anche adulti, e quindi il coinvolgimento appunto nel percorso di recupero della nostra storia e di proposizione di un momento di cultura, ecco, questo evento può avere.
per cui ecco, richiedo il voto favorevole dell'Aula per questa iniziativa e per questo evento. Grazie.